l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti nella Consolato Cattolico, carissimi amici di San Vincenzo Parocchi, un cordiale benvenuto a tutti voi per il video in preparazione alla festa di San Vincenzo Parocchi. Questo anno il video sta sotto il tema abitare con il cuore della città alla scuola di San Vincenzo Parocchi. Il tema di questo primo giorno è curare il cammino in fede alla scuola di San Vincenzo Parocchi. Oggi siamo molto lieti di accogliere come celebrante principale Padre Alefanta Abimelo. Anche Padre Alefanta terrà l'omelia a questo tema. Padre Alefanta è membro dell'Istituto di Schönstatt, quindi siamo in un vero spirito di comunione stasera con i nostri fratelli e sorelle del Movimento di Schönstatt. Anche siamo contenti che sono venuti i confratelli padri che stanno qui a Roma dello stesso Movimento. Quindi, cordiale benvenuto anche a voi. Questa sera la messa sarà animata dal solo eucaristico di San Vincenzo Parocchi. Abbiamo già sentito il bellissimo canto delle vespie prima della Santa Messa. Siamo molto contenti che voi siete qui tra noi, anche avete donato i fiori della nostra chiesa e questo veramente anche fa la nostra celebrazione sempre più bella. Benvenuto e grazie per l'animazione della celebrazione e dei fiori che avete portato. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Ci conduca alla vita eterna. Amen. Yeah.
le preghiere del tuo popolo e dona i nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Santi per chiamata, insieme a tutti quelli che
nome del Signore nostro Gesù Cristo. Signore nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Castello,
svolgo da 2 anni nel dicastero per i laici della famiglia e la vita, a cui è legata l'Università dell'Apostolato Cattolico. Fondata, voluta da Parodi, mi conduce a molta gioia, vengo anche al nome del cardinale Fabio, il nostro prefetto, in questo momento nel Brasile, e per noi è anche una gioia accompagnare i movimenti e le associazioni internazionali della Chiesa. In secondo luogo, perché sono anche io un figlio spirituale di Paolo, di questo è stato detto, forse la cosa più importante, come lo fu sempre il mio fondatore padre Giuseppe Kentrich. Ogni giorno in comunità imploriamo la benedizione di Vincenzo Paolotti e ci sentiamo vicini ai padri paolottini e alla famiglia paolottina. Per menzionare brevemente soltanto 2 fatti, io svolsi il mio primo servizio come sacerdote in una parrocchia paolottina, Santa Maria Basilio, sono brasiliano, a Rio de Janeiro. E la mia licenza in teologia l'ottenni nella facoltà dei paolottini a Schoenstatt, in Germania, con il direttore di tesi paolottino, il padre Niederschlag, al quale sono molto grato. Dopo questa nota di carattere personale, vorrei concentrarmi sul tema del primo, abitare con il cuore la città, alla scuola di San Vincenzo Paolotti. Ispirati dalle linee pastorali della diocesi di Roma, che ci invita a uno stile nuovo di presenza pastorale nella città, sempre questo è importante, uno stile nuovo. Come sarà questo nuovo? E ci dice il fatto dell'ascolto e delle relazioni umane. Ascolto e relazioni, ma così deve essere il nostro stile pastorale. Dobbiamo, secondo il cardinale De Donatis, il cardinale di Roma, prima di tutto curare il cammino di fede delle nostre comunità familiari, parrocchiali, religiose e associative. Da qui il tema di questo primo giorno del Triduo, curare il cammino di fede alla scuola di San Vincenzo Paolotti. Mettiamoci dunque pienamente alla scuola del Paolotti. Preparandomi per questa festa, ho avuto l'opportunità di imparare tanto. Ringrazio per l'aiuto e il orientamento di padre Stanislao, che mi ha inviato tanti materiali. Ho detto che da tempo preparo questo momento. Mi sono proprio messo così letteralmente nella scuola di San Vincenzo Paolotti. Ho imparato che egli si impegnò con tutto il suo cuore a ravvivare la fede e riaccendere la carità nei credenti. Egli aveva una profonda conoscenza della situazione del mondo e della Chiesa del suo tempo e si è mostrato preoccupato per l'indebolimento e per l'istituzione della fede in tutti gli strati della Chiesa. Scriveva in quel tempo parole che sono perfettamente possiamo perfettamente usare oggi. Dice: alcuni cattolici, sacerdoti e laici che sono nella città di Roma, per noi, dando uno sguardo semplicissimo allo stato attuale del mondo, non possono non vedere intiepidita la fede e raffreddata la carità tra i cattolici. E preso che innumerabili anime sparse sulla superficie della terra senza fede e perciò senza speranza di eterna salvezza. Siccome è la prima volta che vivo a Roma, 2 anni soltanto, mi colpisce pensare a Paolotti come un pastore romano che visse e lavorò in questa città. Come vicario di Roma oggi, anche Vincenzo Paolotti si mostrò preoccupato per l'indebolimento della fede dei romani che nella loro professione di fede erano stati sempre di esempio nei secoli passati. Ciò lo scrive nell'invito del 1839 all'ottavario di Epifania dicendo: dato che i romani manifestarono la loro fede a tutto il mondo in ogni tempo, molto più dovranno farlo nel presente, in cui, mentre la santa fede si propaga al di là dei mari, si scorge sventuratamente inanguidita nel cuore dell'Europa e nella stessa città santa. Naturalmente il nostro santo non rimase all'epoca
impegnarsi nel testo composto agli inizi della fondazione della Pia Società dell'Apostolato Cattolico, intitolato Programma della Pia Società, il Palotti indica i mezzi, le vie o campi dell'impegno apostolico per ravvivare la fede e riaccendere la carità tra i cattolici. Le indicazioni contengono non solo il programma per l'azione apostolica dell'opera, ma possono servire di ispirazione per promuovere la nuova evangelizzazione dei nostri tempi. Ravvivare la memoria e la venerazione per le antiche opere della Chiesa, prima cosa. Secondo, propagare la dottrina sana e ben ordinata. Terzo, promuovere le opere di carità, promuovere il decoro delle chiese, promuovere la spiegazione semplice del Vangelo, gli esercizi ai vari gruppi di persone ed ogni altra opera opportuna, eccetera. Dunque era molto concreto in dire come si può arrivare alla fede e riaccendere la carità. Tuttavia per formazione, o diciamo per deformazione a questo punto di lavoro, vorrei concentrarmi sulla visione profetica di San Vincenzo Palotti sul ruolo dei laici nella realizzazione di tutto questo programma di raggruppamento della fede. Infatti la missione dell'Unione, fondata da San Vincenzo Palotti nel 1835, nei tempi recenti approvata definitivamente dal nostro dicastero, ancora come Pontificio Consiglio per i Laici, come associazione pubblica internazionale di fedeli, consiste nel promuovere, così dice lo statuto, la corresponsabilità di tutti i battezzati a ravvivare la fede, giusto di queste idee che meditiamo nel giorno di oggi, a riaccendere la carità della Chiesa nel mondo e a portare tutti all'unità di Cristo. Questa parte sapete bene, sicuramente meglio di me. Il Vangelo che abbiamo ascoltato nella liturgia di oggi ci porta la testimonianza di Giovanni Battista e ci insegna che Gesù venne a battezzare nello Spirito Santo. Gesù ovviamente non ne aveva bisogno, ma si è fatto battezzare per lasciarci questo segno sacramentale per mezzo del quale, per l'azione dello Spirito, ognuno di noi diventa figlio di Dio e membro della Chiesa. Diventiamo sacerdoti, profeti e re, diventiamo laici, perché tutti siamo laici prima della differenziazione delle vocazioni specifiche. Discepoli missionari di Cristo per la forza del battesimo. Il Concilio Vaticano II vuole riscattare questa consapevolezza. Il recente mese missionario, promosso da Papa Francesco l'ottobre scorso, l'ha messo in evidenza. Battezzati e inviati, la Chiesa di Cristo in missione nel mondo. Palotti invece già l'aveva sottolineato molto prima, lo sappiamo, al tempo di una Chiesa molto clericocentrica, molto di più di quella che oggi il Papa denuncia, in pieno Stato Vaticano. Ho scoperto che oltre al battesimo, Palotti riteneva fondamentale l'apostolato dei laici con la motivazione dell'universale chiamata all'amore del prossimo. Secondo il libro di Siracide, che dice che Dio comandò a ciascuno di aver cura del proprio prossimo. È il cosiddetto argomento ontologico del Palotti. La vocazione all'apostolato è radicata nell'uomo e dunque anche nel laico, per ragione di creazione, cioè dipende dalla natura stessa dell'uomo. Bella questa idea. Oltre il battesimo, già prima si può parlare di una vocazione all'apostolato, alla cura del prossimo, che è radicata nella nostra natura. Purtroppo ancora oggi parlare dell'apostolato dei laici con la forza e convinzione del Palotti è qualcosa di insolito. Sicuramente molto è stato fatto sia dai figli spirituali di San Vincenzo Palotti che dalla Chiesa Universale per promuovere la consapevolezza e l'impegno concreto dei laici di tutte le classi e condizioni nella vita familiare, sociale e pubblica. Soprattutto se c'è stata oggi una sola presenza laicale all'interno della vita ecclesiale. Tuttavia, per esempio, nelle visite divine che riceviamo nel Dicastero, i vescovi provenienti da tutto il mondo sottolineano
di continua mancanza di una più effettiva presenza radicale nella vita pubblica, per esempio. Non abbiamo molto da fare ancora in questo senso. Ravvivare la fede nel cuore della città oggi passa per assumere questo impegno sociale che comincia dalla testimonianza di fede. Curare il cammino di fede autentica è il primo passo, per questo anche la prima riflessione di questo punto. Inoltre mi sembra che un contributo tipico del carisma di Vincenzo Pallotti non sia soltanto l'apostolato dei laici, ma la collaborazione tra i diversi stati di vita nell'apostolato universale della Chiesa, cioè il dono profetico di articolare in un unico carisma ecclesiastici, persone consacrate e fedeli laici. Infatti ho capito, spero aver capito bene, che nella sua unione sacerdoti e fratelli, suori e laici, ne sono parte integrante, con uguale diritto, ciascuno però secondo la sua propria fisionomia. In altre parole, il Pallotti propone alla Chiesa una teologia dell'apostolato, dove i fedeli laici sono visti non come ausiliari della gerarchia, ma come responsabili, corresponsabili nel ravvivare la fede e riaccendere la verità della Chiesa e nel mondo, e portare tutti all'unità di Cristo. Curare e ravvivare la fede è pertanto un cammino che si fa insieme, come Chiesa, in comunione. Addirittura si fa insieme agli altri movimenti, associazioni, carismi. Questo posso dire che affascinò il fondatore di Scienza, che ha assunto questa realtà, questa finalità, come uno scopo proprio del movimento di Scienza. Questo carisma è palottino, il carisma di comunione ecclesiale, che è molto importante in un tempo segnato dalla ricerca di sinodalità della vita della Chiesa. Lo statuto della Unione dice: la pari dignità dei membri dell'Unione si fonda sulla comune somiglianza con il Creatore e sul comune sacerdozio del popolo di Dio. Quelle due cose, no? L'argomento ontologico e anche quello del battesimo ci fa sacerdoti. Essa si esprime in una pluralità di vocazione alla vita laicale, alla vita consacrata e al ministero ordinato, così collegate che ognuna aiuta l'altra ad essere attenta alla crescita continua e a prestare il proprio specifico servizio. Questa prospettiva della Chiesa dell'Ottocento rappresentava un'autentica novità e ancora oggi può essere un modello per il nuovo stile di presenza pastorale nella città di Roma, fatta di ascolto reciproco e relazioni umane. Vediamo all'inizio, giusto quello che il Cardinale De Donatis ci chiede e quello che è proprio nel nostro diciamo, carisma, un stile di comunione ecclesiale, ascolto reciproco, relazioni umane. Così si può avanzare in forma più sicura nella cura del cammino di fede delle nostre comunità, per la forza del sacerdozio comune, che appunto è comune a tutti noi battezzati. Sto finendo. Cari fratelli e sorelle, rimaniamo dunque alla scuola del San Vincenzo Pallotti, abitando con il cuore colpo di fede della città di Roma. Tanti di noi non siamo da qui, però siamo qui. Abitiamo questa città con lo spirito del Pallotti. Permettetemi di concludere questa riflessione con alcune parole del mio fondatore, padre Giuseppe Kentenich, che ha frequentato la stessa scuola del Pallotti e parlava ai giovani seminaristi pallottini sull'ideale del loro venerabile fondatore, così si riferiva al Pallotti. Gli diceva: questo grande uomo si è consumato interiormente dal desiderio ardente di contribuire il più possibile al rinnovamento morale e religioso del mondo attraverso la sua propria attività e quella dei suoi figli.
Soprattutto la sua preoccupazione era quella di permeare il leader del popolo di fervore apostolico. Non ci sorprende, quindi, che gli chiedesse ai suoi discepoli un'infaticabile attività apostolica. Così comprendiamo anche il motivo per cui originariamente chiamava la sua società Apostolato Cattolico. Perché scelse come patrona, capiamo anche perché scelse come patrona la Regina degli Apostoli, qui su immagine, quindi attraverso Maria chiamava teneramente, voleva realizzare i suoi progetti per il rinnovamento del mondo. Fino a qui le chiediamo allora alla Madonna, Regina degli Apostoli, intercede perché, come diceva San Vincenzo, la fede, la vera fede animata dalla carità, sia ottimo rimedio per tutto, e ci aiuta ad essere veri apostoli, senza timore, perché chi sta con Dio sta sempre. Posti della sofferenza. Aiuta
con le tue vie della provvidenza tutti i provati dal dolore. Scuoti le nostre coscienze, aiutaci a costruire vie di pace e di giustizia con i nostri gesti e le nostre parole. Preghiamo. A te, Signore, sorgente di vita, affidiamo tutti quanti sono impegnati nelle missioni e nell'evangelizzazione del mondo, perché ricerchino sempre nel cuore di Gesù la sorgente della loro missione e della passione per l'umanità. Preghiamo. Chiediamo di donare a noi, qui presenti, e a tutti i fratelli e le sorelle della famiglia parrocchina sparsa nel mondo, come al nostro San Vincenzo, la fede, la carità e l'abbandono con fiducia in te, perché tu possa trasformarci in strumenti di evangelizzazione, di amore e di unità. Preghiamo. Dei suoi elementi, gli hai disposto, tra di
accendarsi dai tempi e delle stagioni. All'uomo fatto alla tua immagine hai affidato le meraviglie e l'universo, perché il fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, creatore Padre, per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Con San Vincenzo
luce e della verità dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la reale speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i vostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donna l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che si regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Amen. Sempre in pace. Thank you.
Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate a pace. Amen.